Bentornati sul mio canale. Visto che oggi piove, andremo a realizzare il piedino per la trincia da attaccare allo scavatore. Adesso vediamo cosa ha già fatto Nicola e andiamo a vedere se va tutto bene. Allora, Nicola ha tagliato questi due ferri qua, che erano ferro AU da 18 cm. Questa qua è un pezzo di putrella di recupero che andremo a fare il piedino. Praticamente cosa facciamo? Facciamo così. No, scusate, facciamo così che è più facile da saldare. L'attacchiamo lì, questa la portiamo a distanza giusta così possiamo fare i buchi. Però non è che mi piace tantissimo questo lavoro, però qui bisogna far presto, essere pratici, non perdere tempo e la cosa deve essere funzionale. Quindi dopo lo taglieremo di così a salame e gli facciamo il piedino che va giù per quando ti devi spostare, devi appoggiare il piedino per spostarti o per spingerti avanti o indietro. E dopo decideremo come fare il piedino. Intanto partiamo da qua, dall'attacco alla trincia, che potevo farlo anche su qua, ma non mi andava di rovinare questo perché se un domani la vendo con i suoi pezzi originali e senza averli rovinati. Mentre questo qua puoi dissaldarlo e cambiare di posizione, puoi fare quello che vuoi. Procediamo col lavoro. C'era qualche saldatura in mezzo ai coglioni. No, metta il dritto per piacere. Allora, invece di metterla di come era prima, abbiamo pensato di metterla girata che diventa un lavoro più pulito. E allora adesso intanto che Nicola taglia, lima perché si incastrino bene le saldature, noi smettiamo questa punta qua perché non è bella da vedere. Quindi la tagliamo a spicca. Dopo la raddrizziamo dopo. Intanto l'abbiamo puntata qua, così vediamo il piedino qua come farlo su dopo. Intanto qua ho lasciato lo spazio per la saldatrice, per la saldatura. Dopo qua vediamo come fare il piedino perché appoggi giù bene e dopo qua mentre sopra qua facciamo le due flange no prima attacchiamo due pezzi di ferro così e dopo sopra queste attacchiamo queste due flange che andranno inclinate conforme a come è meglio per lo scavatore, penso sia abbastanza resistente. Però questi giorni ho rotto il motore del tornio e allora sto aspettando il motore che così quando, perché senza tornio a fare queste cose qua si è fermi. Che serve il tornio per fare le boccole qua, che a me non piace fare il buco da 30 e infilargli dentro il perno, voglio fare la sua boccola come
come hanno fatto questi qua. Come hanno fatto questi, però non le faccio neanche così, perché queste qua hanno preso una rondella e l'hanno saldata lì. Io faccio proprio tutto il perno che esce e faccio la distanza giusta del braccio dello scavatore da 15, e qua sopra era da 10, 12. Da 12 centimetri. Quindi è tutta una bocola che viene messa lì, viene regolato tutto e poi gli si salda tutto intorno. Allora adesso abbiamo tagliato queste due qua, queste due flange qua, e dopo prepariamo le orecchie da mettere su con i vari fori, con le boccole, così diventa tutto più forte. Questo qua è la squadra, questo l'idem e questo qua. Alessandro, va bene o no allora? Sì? Procediamo a saldare? Sì. Intanto puntiamo, eh? Cosa dici te? Sì. Buono. Nel frattempo ho cambiato il motore del tornio, ho collegato i fili perché il motore si era bruciato. Ecco qua, siamo a buon punto. Adesso non mi serve fare altro che tornire questa qua andrà tagliata a metà e va a metà per parte. Dopo viene infilata dentro e poi qua devo fare un buco del 30, perché ho già provato a farlo col tornio, ma probabilmente è troppo debole e ho bruciato il motore. Quindi adesso l'ho cambiato, come ho già fatto vedere. L'ho cambiato e adesso procedo con il lavoro. È passato qualche giorno da quando ho cominciato a fare questo lavoro e adesso vi faccio vedere quello che ho combinato, anche se la cosa non mi convince, perché avevo in mente altre cose, però per la fretta e perché ho poco tempo per andare avanti a fare sto naso per attaccare la martellante, e ho dovuto fare così. Bene, adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il risultato di quello che sono arrivato a fare fino adesso. Questo qua è quel pezzo di potrella che vi dicevo, l'ho attaccata così. L'ho già provata, però mi serve di avere l'inclinazione giusta, e allora intanto ho piantato dentro un bullone qua con il filetto, l'ho filettato, ho preparato le boccole che quando lo metto sul power tilt almeno hanno un po' di gioco per poterle per potersi adeguare a quello che è il power tilt, e dopo quando è attaccato al power tilt io saldo le boccole qua. Quindi viene un lavoro fatto bene, che mi piace. Dopo il piedino qua, adesso devo attaccare questo ferro qua per quando si tira indietro la roba, quando c'è tanta roba da trinciare ammucchiata, faccio tipo una lama, anche se di ferraccio, da tirare indietro e da sistemarla. E invece sotto qua, invece di fare i denti, gli spuntoni che si piantano nel terreno, siccome tante volte mi capita di scaricare il mezzo sul porfido o sull'asfalto, ho pensato che invece ci metto sotto questa gomma che mi ha regalato RAL Gomme, che magari più avanti farò un video su le gomme dei mezzi che ho, dove vado a farle, e così. Adesso andiamo avanti a fare questo lavoro, e questo qua l'ho tagliato col plasma che in teoria dovrebbe tagliare 8 mm, ma ne ho fatti tagliare un centimetro. Adesso lo sistemo e poi lo saldo qua. Così è verticale perfetta. Prova a girare sotto tutto,
piano, non è che non vai a rompere qualcosa. Piano, no, piano, ancora, ancora. No, ancora? Basta? Che culo! È perfetta! Ah, in verticale sia di qua che in verticale di là. Era quasi meglio che andavamo un po' più di là. Fammi capire cosa devo fare. La farei tirare un po' più verso di là. Un po' più in su così? Sì, perché almeno posso tenermi il braccio più vicino a qualche segno. Sì, ma se la vuoi piegare un po' più in su vuol dire che io devo tagliare via questo. Devo tagliare via questo e questi qua farli entrare qua. Dai, vediamo cosa fare. Adesso l'ho tagliato col plasma, così adesso abbiamo l'incastro. Abbiamo pensato che forse è meglio che si aprisse di più che si chiudesse di più. Quindi, dai, forse adesso va bene. Dopo svariate modifiche, tagliato anche dentro qua perché non ci stava giù, e adesso lo puntiamo lì e lo saliamo e dopo è a posto. Nicola, non far porcate, va là con quella bomboletta, dai che viene ruggine subito. Troppo grande questo a fare. Certo, se fai una porcata bisogna vedere che fai una porcata. Quanto ci sta su? 5 minuti quel colore lì? Cosa che ci stia su domani mattina poi? Domani mattina tanto perché sembri nuova. E dopo 2 ore è sporca. Quando devi tirare con la pistola vai. Guarda le mie perle. Do questo dopo la regolazione.